buonasera a tutti. È una splendida serata, sia come posizione, come clima, questa fine primavera. A noi ci ha abituati a parlare di Dante. Questa è la fine del mese dantesco, è la quarta e ultima conferenza che teniamo, e devo dire grazie a tante persone che ci danno una mano e consentono di fare questi incontri. Soprattutto abbiamo l'appoggio di tante giovani persone come Ilenia Riccardi, che oggi ci intratterrà su Dante e la letteratura sacra, il rapporto tra l'inferno di Dante e la tradizione testamentaria. Sarà molto bello il suo percorso, perché ci farà capire quanto ai tempi di Dante fossero conosciuti non solo i Vangeli ufficiali, che sono noti a tutti noi, ma quanto fossero anche nell'immaginario, nella conoscenza, nella cultura del tempo, i Vangeli apocrifi. Credo sia un rapporto molto interessante, perché fa capire come le fantasie di Dante fossero dovute soprattutto alla sua enorme ed immensa cultura che aveva accumulato nel tempo. Dicevo, questa è la quarta e ultima relazione di quest'anno. Siamo giunti all'undicesima edizione e crediamo di aver messo insieme nei vari anni tutta una serie di interventi, di precisazioni sul mondo dantesco, che costituiscono alla fine un piccolo tesoro per la cultura sammarinese. Mi piaceva segnalarvi che di recente abbiamo sistemato e rivisitato tutto il nostro sito internet, che troverete all'indirizzo dantealighierirsm.org, nel quale troverete, a proposito del mese dantesco, la registrazione video di tutte le relazioni, e troverete tra un po' anche quella di questa sera. Quindi, se avete interesse a vedere qualche relazione che vi siete persa negli anni, le troverete, e proprio in questi giorni verrà caricata la primissima relazione, quella che tenne il professor Peppino Rossi, che è proprio Dante per la Dante, che costituisce il pilastro e il nostro fondamento. Un grande dantista come Peppino Rossi ha fatto per noi la prima relazione, e di questo gli siamo ancora grati, ed è sempre nella nostra memoria. Devo ringraziare la Segreteria di Stato alla Cultura e l'Ambasciata d'Italia, che ci dà il patrocinio, e anche la Società Unione Mutuo Soccorso, che finanzia l'iniziativa. Che altro dirvi se non l'appuntamento all'anno prossimo, dodicesima edizione, e speriamo sempre sia con l'appoggio di questi giovani, che si diceva prima qui con qualcuno che forse sono più attenti, più profondi di quanto non fossimo noi alla loro età, e quindi questo può essere alla fine un piccolo segno che anche i giovani di oggi sono attenti a questi aspetti culturali, che poi fanno parte della nostra vita e del nostro essere italiani, sammarinesi, essere legati così a queste radici che tanto in questi momenti anche complicati possono aiutarci a vivere. Grazie ancora a voi tutti di essere qui, e quindi passo la parola a Ilenia Riccardi. Buonasera a tutti, iniziamo subito, entriamo nel... Okay. Allora, come diceva Franco prima, ho preso in considerazione più che la tradizione della Chiesa, il Nuovo Testamento, la tradizione apocrifa. Gli apocrifi si diffondono praticamente quasi contemporaneamente alla tradizione del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento va da quasi intorno al 100 d.C., ha già formato un canone abbastanza stabile che raccoglie la tradizione attorno alla figura di Gesù.
Parallelamente al Nuovo Testamento si sviluppano nei secoli fino al V secolo d.C. la tradizione cosiddetta apocrifa. Il termine apocrifo deriva dal greco apokrypto, che significa nascondere, e sono appunto tutte, designano in ambito cristiano all'inizio tutte le rivelazioni segrete. Però presto si inizia a sviluppare un significato traslato in opposizione a canonico, ovvero la tradizione cristiana canonica, con il significato di falso. In realtà solo una parte di questa tradizione apocrifa la si può definire per la Chiesa falsa, che sono quelle di stampo gnostico, che sono quelle che si sviluppano circa dal 150 d.C. in poi. La maggior parte delle testimonianze apocrife in realtà andranno a completare, diciamo così, quello che è il Nuovo Testamento, prendendo spunto da delle notizie del Nuovo Testamento e ampliandole e integrandole. E tra questi si annovera soprattutto il Vangelo apocrifo di Nicodemo. Nicodemo è un personaggio che viene citato anche nel Vangelo di Giovanni ed è quel personaggio che faceva parte del Sinedrio o del Consiglio giudaico quando Gesù venne processato ed è uno dei pochi che spezza parole positive a favore di Gesù. In realtà questo Vangelo raccoglie due opere che sono nate probabilmente in origine distinte, che sono gli Acta Pilati, cioè gli Atti di Pilato, che è una sorta di Vangelo di Pilato, e la Discesa di Cristo agli Inferi, il Descensus Christi ad Inferos. Sono stati raccolti insieme proprio perché in entrambi i prologhi viene citato questo personaggio che è Nicodemo e perché tutta l'opera parla della passione, della resurrezione, della discesa agli inferi di Gesù. Sono in tutto 27 capitoli. Noi ci soffermeremo soprattutto sugli ultimi 10, che sono quelli dal 17 al 27, che riportano appunto la discesa agli inferi. L'operetta nel prologo dice che praticamente due fratelli gemelli, che sono i figli di quel Simeone che aveva tenuto in mano Gesù quando era stato presentato al Tempio, e vengono resuscitati da morte dopo la resurrezione di Gesù e hanno la grazia di poter scendere con lui agli inferi e di vedere tutto quello che lui ha fatto e una volta tornati tra i vivi di riportare quello che Gesù ha compiuto nel mondo degli inferi. Questo tema della discesa agli inferi in realtà c'è nella tradizione canonica, ci sono vari passi che la citano, ma non viene mai ampliata nel Nuovo Testamento, perché una caratteristica che oppone molto i testi canonici da quelli apocrifi è proprio quello che sui punti più spinosi è come se la tradizione canonica volesse lasciare una sorta di mistero, un'aura di mistero. E invece gli apocrifi, che è uno dei motivi per cui dalla Chiesa non verranno mai riconosciuti e quindi letti durante le celebrazioni, è proprio quella che va a sondare e a dire in parole troppo esplicite dei temi che invece devono mantenere un'aura di mistero. Di questo testo, l'originale ovviamente era in greco, come quasi tutta la tradizione del Nuovo Testamento e degli apocrifi. Però successivamente ne sono state fatte due diverse traduzioni che si dividono nella tradizione A e B, entrambe latina. E queste traduzioni latine lasceranno un forte segno nel Medioevo. Ne esisteranno varie traduzioni, vari adattamenti, ne saranno fatte varie rappresentazioni sacre che Dante sicuramente avrà visto. Ed è molto probabile che più che al testo direttamente latino lui abbia attinto da queste rappresentazioni o da queste traduzioni a lui non contemporanee ma di poco precedenti. Iniziamo leggendo un pezzo dell'Inferno IV. Sono nel limbo. E Dante a un certo punto pone una domanda a Virgilio, gli dice «Dimmi maestro mio, dimmi signore, cominciai io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore. Uscici mai alcuno per suo merito o per altrui che poi fosse beato?» Ovvero Dante vuole essere certo di quella fede e i commentatori più antichi hanno pensato che Dante intendesse la fede cristiana. In realtà i commentatori più moderni propendono per certezza, proprio perché qui Dante fa un esplicito riferimento alla discesa di Cristo agli inferi, che era stata da poco accettata come dogma di fede ed era entrato a pieno titolo nel credo
apostolico, che è quel credo che noi durante l'anno liturgico diciamo nel periodo di Quaresima. E Virgilio, che aveva capito la domanda a cui Dante alludeva, risponde: io ero nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio e quella di Noè, di Moisè legista e ubbidente, Abraham patriarca e Davide re, Israel con lo padre e coi suoi nati e con Rachele, per cui tanto fe, e altri molti e fece li beati, e vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non erano salvati. Virgilio gli risponde: io ero appena arrivato nel limbo quando è arrivato un possente, coronato con il segno della vittoria. E questa espressione, segno di vittoria, è citata testualmente nel testo A della traduzione latina del Vangelo di Nicodemo, che dice proprio signum victoriae, per cui Dante fa una citazione in questo caso diretta. E poi elenca tutte le ombre, tutte le anime che Cristo, scendendo agli inferi, ha portato in paradiso. E ha portato l'ombra del primo parente, cioè di Adamo, di suo figlio Abele e quella di Noè, del legislatore obbediente Mosè, del patriarca Abramo e del re Davide, Israele e Giacobbe con il padre Isacco e con tutti i suoi figli e con Rachele, che è la moglie di Giacobbe, e qui dice per cui tanto fe, perché Giacobbe prima di poterla prendere in moglie ha dovuto faticare e servire il padre per 7 anni più 7, e molti altri li fece beati. E dice: voglio che tu sappia che prima di questo evento nessun altro era uscito dal limbo. E queste sono le uniche terzine, che sono 4, 5, che Dante riserva direttamente alla discesa di Cristo negli inferi. Dopo, in realtà, il canto è come se Dante accantonasse l'opera della discesa agli inferi e invece si concentra sul limbus paganorum integrorum, o la creazione del nobile castello. Ed è significativo perché in realtà Dante innova tantissimo la tradizione, perché crea questa immagine dei pagani nel limbo, cosa che in realtà i medievali prima parlavano semplicemente del limbus puerorum, che Dante neanche considera, e del limbus patrum, che viene citato solo per il fatto che vengono poi portati alla salvezza. Per cui tantissimi critici hanno detto che in realtà Dante innova la tradizione perché fa del limbo una tragedia. È un canto in realtà di tristezza e di immensa malinconia. Però se la discesa agli inferi viene di fatto segregata in questi pochi versi, Dante riprende questo modello successivamente, alla fine dell'ottavo canto e all'inizio del nono, dove crea una vera e propria rappresentazione sacra proprio sulla falsa riga della discesa agli inferi, dove non la cita quasi mai esplicitamente, ma ricalca il tono, il ritmo e lo stile di quella opera lì, e va praticamente a fonderla con quella che è il sesto canto dell'Eneide, che fa da modello fino a questo momento a Dante, che viene però ad inverarsi attraverso i richiami cristiani. Adesso vedremo perché. In questo punto dell'ottavo canto Dante e Virgilio si trovano alla porta di Dite, però la porta di Dite è chiusa e ci sono i diavoli sulle torri che non vogliono aprire. Così Virgilio se ne va, lascia Dante da solo e va a dialogare, a cercare di trovare un compromesso con i diavoli. E Dante dice: così sen va e quivi m'abbandona lo dolce padre, e io rimagno in forse, che sì e no nel capo mi tenciona. Udir non poti quello che a lor porse, ma e non stetti là con essi guari che ciascun dentro a prova si ricorse. Dice: Virgilio se ne va e mi lascia lì nel dubbio se sarebbe tornato o no. Io non potei udire quello che loro si erano detti, ma non mancò molto che lui tornò indietro e tutti i diavoli a gara rientrarono dentro, per cui le porte rimangono chiuse. Chiuser le porte coi nostri avversari nel petto al mio Signor, che fuor rimase, e rivolsesi a me con passi rari. Le occhi alla terra e le ciglia avea rase d'ogni baldanza, e dicea nei sospiri: chi mi ha negate le dolenti case? Quindi chiudono le porte e li chiama avversari, e questo è un richiamo esplicito alla Sacra Scrittura, perché nell'Antico Testamento i diavoli, o chi per loro, sono sempre nominati con il termine di avversari.
E Virgilio torna indietro e si lamenta perché dice: guardate chi mi ha negato l'ingresso nelle case dolorose. Qui c'è da fare un nota bene che è da tenere a mente nel percorso che faremo, perché Dante si riallaccia anche a un verso dell'Eneide, sempre nel sesto libro, il verso 562-563, perché la Sibilla dice ad Enea che nessun uomo puro di cuore può oltrepassare la soglia dell'inferno, e si tratta di una sorta di monito al quale che Virgilio non può infrangere, cioè Dante non può andare contro lo stesso Virgilio, non può sminuire la sua autorità, e quindi è necessaria un'altra legge per spezzare questa legge pagana. Virgilio torna da Dante e gli dice: tu, perché io mi adiri, non sbigottir, che io vincerò la prova, qualche la difensione dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaura men segreta porta, la quale sanzo serrame ancor si trova. Sovressa vedes tu la scritta morta. E gli dice: tu non ti spaventare per il fatto che io mi adiro, perché io vincerò la prova, li sconfiggerò, chiunque sia là dentro che si prepari alla difesa. E questi termini, prova, difensione, saggiri, sono proprio termini militari che adesso ritroveremo anche nella discesa agli inferi di Cristo, nell'operetta che è usata come falsariga da Dante in questi canti. Questa lor tracotanza non è nuova. Tracotanza perché fa riferimento ad un passo della discesa agli inferi che ora leggeremo, dove c'è un dialogo tra Satana e Ade, dove Satana incoraggia Ade a resistere all'arrivo di un potente. E sono i capitoli 20 e 21 della redazione A. Mentre tutti esultavano, venne Satana, l'erede delle tenebre, e disse ad Ade: divoratore insaziabile di tutti, ascolta le mie parole. C'è un tale Gesù, giudeo di stirpe, che si fa chiamare figlio di Dio, ma è solo un uomo, e i giudei l'hanno crocifisso grazie alla nostra collaborazione. Ora che è morto, preparati, perché lo dobbiamo rinchiudere qui. Io so con certezza che è un uomo, e gli ho perfino sentito dire: sento nell'anima una tristezza mortale. Però mi ha fatto molto mentre conviveva con i mortali nel mondo, perché sempre, quando trovava i miei servi, li perseguitava. E tutti gli uomini che avevo reso storpi, ciechi, zoppi, lebbrosi e così via, li guariva solo con la parola, e solo con la parola ne riportava in vita molti che io avevo preparato per la sepoltura. Ade rispose: è così potente costui da poter fare ciò con la parola? Potrai resistergli se è così potente? Mi sembra che uno così nessuno possa resistere. E se gli hai sentito dire che aveva paura della morte, sicuramente lo diceva per ridere e burlarsi di te, con l'intenzione di afferrarti con mano vigorosa. Guai a te per tutta l'eternità. Satana rispose: Ad, divoratore insaziabile di tutti, tanto ti spaventa sentir parlare del nostro amico comune? A me non ha fatto alcuna paura. Ho aizzato i giudei e loro l'hanno crocifisso e addirittura gli hanno dato da bere fiele e aceto. Preparati quindi a tenerli ben forte quando arriverà. Rispose Ade: erede delle tenebre, figlio della distruzione, diavolo, mi hai appena detto che solo con la parola egli ha ridato la vita a molti che tu avevi già preparato per la sepoltura. Se poi ne hai liberati altri dal sepolcro, come e con quale forza saremo capaci noi di prenderlo? Da poco ho inghiottito un defunto che si chiamava Lazzaro, e subito dopo qualcuno dei vivi, solo con la parola, lo ha strappato dalle mie viscere con la forza. Penso che sia lo stesso di cui parli. Se dunque lo riceveremo qui, credo che metteremo in pericolo anche gli altri. Sappi che tutti quelli che ho inghiottito fin dal principio li vedo agitati, e io sento dolori al ventre. Non mi sembra affatto un buon segnale quel Lazzaro che mi è stato portato via per primo, perché si è allontanato da me non come un morto, ma come un'aquila. La terra l'ha lanciato fuori così rapidamente, perciò ti prego, per il tuo bene e per il mio, di non portarlo qui. Credo che verrà con l'intenzione di resuscitare tutti i morti. Ti dico, per le tenebre che ci circondano, che se lo porti qui non mi rimarrà nemmeno un morto. Mentre Ade e Satana parlavano in questo modo, si sentì una voce forte, come un tuono, che diceva: alzate le porte, principi, apritevi porte eterne, che deve entrare il re della gloria. Sentendolo, Ade disse a Satana: esci, se sei tanto potente, affrontalo. E Satana uscì. Allora Ade disse ai suoi demoni:
Rafforzate le porte di bronzo e i chiavistelli di ferro. Stringete forte le serrature. Controllate tutto bene, perché se egli entra qui, guai, si impadronirà di noi. Per cui Dante fa esplicito riferimento in questo dialogo non detto di Virgilio con i diavoli a questo passaggio della discesa agli inferi di Cristo. E poi Virgilio conclude il canto lasciando sospeso Dante, noi e lo stesso canto, perché dice: e già di qua da lei, cioè già attraverso quella porta che sta senza serratura, dove sono stati rotti i chiavistelli, che è quella l'ingresso dell'inferno, quella che Dante passa nel terzo canto, discende l'erta, perché per Dante e Virgilio si tratta di una salita, perché loro sono in basso rispetto a dove passerà questo potente, passando per i cerchi senza una guida, tale che per lui ne fia la terra aperta, un tale, un potente, che ci permetterà di aprire la porta. Per cui Virgilio annuncia a Dante un potente che di fatto aprirà per loro le porte dell'inferno, di Dite, e farà quello che Virgilio in questo momento non è in grado di fare, per quello che abbiamo appena detto, per quel volere della Sibilla enunciato nel sesto libro dell'Eneide. E così finisce l'ottavo canto. Il nono inizia e Dante, dopo una breve descrizione, pone questa domanda a Virgilio: in questo fondo della trista conca discende mai alcuno del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? Dante sta chiedendo a Virgilio: in questo fondo, cioè nell'inferno più basso, scende mai qualcuno dal primo grado, cioè dal limbo, la cui sola pena è quella di avere la speranza mozzata? Questa question feci io, e quei. Virgilio risponde: di rado incontra, mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per qual io vado. Verè che altra fiata qua giù fui, congiurato da quelle riton cruda che richiamava l'ombra i corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, che la mi fece entrar dentro a quel muro, per trarne uno spirito del cerchio di Giuda. Quello è il più basso loco e il più oscuro, e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammin, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira cigne d'intorno la città dolente. U non potemo entrare ormai senza ira. Virgilio risponde: raramente succede che qualcuno di noi faccia il cammino per il quale noi stiamo procedendo. È vero però che io sono già stato un'altra volta quaggiù, costretto da quelle ritone, che è la maga Tessala citata da Lucano nella sua opera, crudele, che richiamava gli spiriti nei loro corpi. Io ero morto da poco, che lei mi fece oltrepassare quel muro per richiamare uno spirito dal cerchio di Giuda, quello dei traditori, quello più basso. Quello è il luogo più basso e il più oscuro, appunto, il più lontano dal cielo che tutto gira. Io so bene il cammino, stai sereno. Per cui Virgilio interpreta la domanda di Dante come un vorrer, come un timore, cioè per il fatto che lui, perché gli chiudono la porta in faccia, in realtà non sa dove deve andare. E poi dice: questa palude che esala questo gran puzza cinge intorno la città dolorosa, dove ormai non potremo entrare senza violenza. E disse altre cose, dice, ma non le ricordo. Però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte, che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime erancinte, serpentelli ceraste avvien per crine, onde le ferie tempie erano avvinte. E qui c'è la prima immagine virgiliana, dico virgiliana, perché Dante alza lo sguardo e vede in cima alle torri le tre furie, o erinni per la letteratura greca, che le descrive come tre furie infernali insozzate di sangue, che avevano l'aspetto e l'atteggiamento di donne, ma erano cinte da verdissimi serpenti d'acqua, e avevano nei capelli dei serpentelli con le quali si avvinghiavano anche la testa. E lui, e Virgilio, le riconosce bene, sa che sono le serve della regina dell'eterno pianto, cioè di Proserpina, e dice: guarda, le feroci erini, le erinni appunto, che erano nella mitologia quelle che dovevano punire chi commetteva un delitto di sangue. E le descrive, perché sono tre: a sinistra è Megera, quella che piange a destra è Aletto, e Tesifone è nel mezzo. E poi Virgilio tace.
E poi Dante si attarda a descrivere cosa queste erinni fanno e dice: con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiansi a palme e gridavansi alto, che io mi strinsi al poeta per sospetto. Per cui si graffiavano il petto con le unghie, si battevano le palme delle mani sul corpo e gridavano così forte che Dante ha paura, ha talmente paura che si stringe a Virgilio. E poi tutte queste insieme iniziano a gridare. «Vegna Medusa, sil farem di smalto», dicevan tutte riguardando in Giuso, «mal non veggiamo inteso l'assalto». «Venga Medusa, così lo faremo di pietra». Medusa era la terza delle Gorgoni che appunto rendeva di pietra chiunque la guardasse. E, «fu male per noi non vendicare l'assalto di Teseo». E questo è il primo richiamo che Dante fa a Teseo, ce ne sarà un altro più avanti. E Teseo è uno dei personaggi che può scendere agli inferi, però viene incatenato lì e verrà poi successivamente liberato da Ercole, lo vedremo tra un minuto. E Virgilio dà questo consiglio a Dante: volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso. Dice: girati indietro e tieni gli occhi ben chiusi, perché se tu si mostrasse la Gorgone e tu la vedessi, non avresti possibilità di tornare tra i vivi. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse, non si tenne alle mie mani che con le sue ancora non mi chiudessi. Cioè Virgilio fa un atto molto paterno, perché non si fida delle sole mani di Dante, ma oltre a mettergli le sue mani davanti agli occhi, aggiunge anche le sue, in modo che Dante sia ben coperto. Poi c'è una forte interruzione nella descrizione, nella narrazione, perché Dante in una terzina fa un appello al lettore e dice: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani». Abbiamo detto che Virgilio non può passare la porta di Dite per un divieto pagano. E Dante apre il nono canto proprio giocando sul senso di attesa dell'arrivo di un potente, ma fino a questo momento ha costruito tutto il canto su miti pagani tratti da Lucano e dall'Eneide. Poi a un certo punto fa questo appello al lettore, dove chiede al lettore di andare oltre al senso letterale dei versi, ma di cercare la dottrina, ovvero l'allegoria che si nasconde dietro i versi, che non sono solo la figura del potente che adesso arriverà, ma anche tutte queste citazioni che ha disseminato nel testo acquisiranno un senso nella figura che sta per arrivare. E infatti adesso inizia la descrizione di questo potente che sta arrivando, e Dante, poiché ha gli occhi coperti, prima sente il rumore di questa persona che sta arrivando, di questo personaggio che arriva. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento, per cui tremavano ambedue le sponde. Non altrimenti fatto che d'un vento, impetuoso per gli avversi ardori, che fier la selva e senza alcun rattento. Li rami schianta, batte, porta fuori, dinanzi polveroso va superbo, e fa fuggir le fiere e li pastori. E dice, già si sentiva attraverso le torbide onde il fracasso, il rumore forte di un suono che incuteva spavento, a causa del quale tremavano entrambe le sponde dello Stige, del fiume. E come il suono di un vento impetuoso, che è impetuoso per gli avversi ardori, che si abbattono sulla selva e schianta i rami, abbatte gli alberi e li trascina via, che va davanti polveroso ed era polveroso e superbo davanti e fa fuggire le fiere e i pastori, cioè le bestie e chi accudisce le bestie. A questo punto Virgilio toglie le mani davanti dagli occhi di Dante e gli dice: guarda, or drizza il nervo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fumo è più acerbo. E gli disse: ora puoi guardare, guarda con attenzione a quella schiuma antica, laddove il fumo è più scuro. E adesso, attraverso la similitudine successiva, capiremo perché. Come le rane, innanzi alla nimica biscia, per l'acqua si dileguan tutte, finché alla terra ciascun s'abbica, vid'io più di mille anime distrutte fuggir così, dinanzi ad un che al passo passava Stige con le piante asciutte.
E dice: come le rane che davanti alla biscia nemica si dileguano tutte nell'acqua, fuggono tutte, fino a trovare la terra e a rincantucciarsi lì, vidio mille anime distrutte fuggire davanti alla potenza di uno che camminava sulle acque con le piante dei piedi asciutte. E questo passo richiama chiaramente la figura di Cristo che ha camminato sulle acque, per cui chiaramente capiamo che il personaggio che sta arrivando è mandato dal cielo, dal volere, da Gesù stesso. Dal volto rimuovea quell'aere grasso e adesso passa a descrivere questo personaggio, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi che egli era dal ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno ch'io stessi quieto ed inchinassi adesso. Questo personaggio che sta arrivando spostava quell'aria grassa pesante dell'inferno dal suo volto e muoveva spesso la mano sinistra davanti ai suoi occhi e sembrava preoccupato di quella sola angoscia. E Dante dice: io mi accorsi bene che si trattava di un messo mandato dal cielo, messo probabilmente nel senso di angelo, e mi volsi al mio maestro, a Virgilio. E lui mi fece segno di stare quieto, di stare buono e di inchinarmi davanti a lui. Ai quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta e con una verghetta, cioè con un rametto, l'aprì, che non v'ebbe alcun ritegno. Dice: mi pareva pieno di disdegno, arrivò alla porta, picchietta sulla porta con una verghetta, la porta si aprì senza nessun rumore, proprio come se appunto di fronte a questa persona le porte non possono che aprirsi. E anche questo passaggio richiama la discesa agli inferi di Cristo, perché nel pezzo successivo a quello che abbiamo letto prima, ad un certo punto negli inferi si sente una voce. Allora risuonò ancora una volta una voce che diceva: alzate le porte, cioè aprite le porte, fatemi entrare. Sentendo la voce per la seconda volta, Ade rispose come se non sapesse nulla: chi è questo re della gloria? Gli angeli del Signore risposero: il Signore valoroso e potente, il Signore potente in battaglia. Immediatamente, con questa parola, che è un po' come la verghetta dell'angelo, cioè al sol sentire questa parola, le porte di bronzo furono subito infrante, i chiavistelli di ferro distrutti. E tutti i morti che erano incatenati e noi con loro, noi i narratori del racconto, i due fratelli gemelli, furono liberati dalle catene. Allora entrò il re della gloria con le fattezze di un uomo e tutti gli antri degli inferi furono illuminati. Torniamo al nostro angelo che ha aperto la porta e in tre terzine si rivolge ai diavoli e dice: o cacciati del cielo, gente dispetta, cominciò Ellen sull'oribil soglia, onde è stata oltracotanza in voi salletta? Perché recalcitrate a quella voglia, cui non può il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta doglia? Che giovane le fata dar di cozzo, Cerbero vostro, ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. O cacciati del cielo, cioè non voluti dal cielo, gente disprezzata, cominciò lui sulla soglia orribile, davanti alla porta dell'inferno. Da dove viene questa oltracotanza, questa arroganza che allieta i vostri cuori? Perché recalcitrate? Anche recalcitrate è un termine biblico che Dante riprende dall'Apocalisse, a quel volere a cui il fine non può, al cui il fine non può mai essere negato, cioè a quel volere che raggiunge sempre il fine che desidera e che più volte in voi ha accresciuto il dolore. Che giova andare contro ai fati? Cerbero vostro, lo ricorda bene, porta ancora pelato, rasato, il mento e il gozzo. E qui Dante richiama esplicitamente il modello di Ercole, andando a completare il richiamo di Teseo che era avvenuto nei versi precedenti. Perché nel sesto libro dell'Eneide, sempre nei versi 392 e 396, è raccontato che Cerbero viene incatenato, è stato incatenato e trascinato fuori da Ercole perché si era opposto all'ingresso di Ercole nell'inferno. Quindi adesso dobbiamo andare a capire qual è la dottrina, perché Dante è così che ci ha detto: leggete questi versi e cercate di capire il senso che si nasconde sotto la figura del messo e di tutta l'immagine.
Qui Ercole e moltissimi commentatori l'hanno visto come l'archetipo del messo stesso, ovvero come quella figura che prefigura il messo che sta arrivando ad aiutare Dante. Però, come abbiamo visto nei richiami alla discesa agli inferi, le stesse azioni dell'angelo richiamano le azioni di Cristo nella discesa agli inferi. Per cui in tutto l'episodio Dante ha come creato un sincretismo culturale per cui le immagini pagane hanno trovato un senso ulteriore, un inveramento in quelle cristiane. E Dante, attraverso questo appello al lettore, come se volesse dire: Virgilio, che è un pagano, non può infrangere la sua legge che è pagana, ha bisogno di un aiuto più alto. E la discesa agli inferi di Dante può avvenire solo per un aiuto dall'alto, come avviene anche poi con Beatrice, che viene mandata dalle pie donne. E questa discesa agli inferi di Dante, e quindi la sua successiva ascesa però in purgatorio e paradiso, può avvenire solo nell'imitazione del gesto di Cristo, e quindi è soltanto lui, omesso da lui mandato, che può sciogliere l'interdetto della Sibilla. Vi volevo leggere per concludere una citazione tratta da un critico che sintetizza così: nonostante la sua saggezza, Virgilio fallisce soprattutto perché è vincolato entro un sistema di pensiero che è pagano. Il personaggio Dante, cristiano, è ancora una volta preso da Viltade, perché a questo punto del suo viaggio, nell'altro mondo, egli è ancora gravato dal peso del peccato di Adamo e dalle sue proprie trasgressioni. L'unico mezzo per superare la resistenza di Satana, dite, e dei suoi compagni è l'intervento divino. E questo giunge nella forma della discesa agli inferi. In questo contesto, allora, il messo celestiale è chiaramente posto figura Cristo e le sue azioni devono essere interpretate secondo lo schema tipologico del descensus. Un viaggio tanto miracoloso è reso possibile soltanto dall'atto redentore di Cristo e deve svolgersi necessariamente entro il modello che tipologicamente ricrea questo evento. Non posso che fare i complimenti per anche la profondità, direi quasi specialistica, del commento a questi versi della Divina Commedia, che aprono veramente un mondo che credo che ai nostri tempi sui banchi di scuola non ci fosse neanche mai presentato. Credo che sia una bella chiusura del mese dantesco, che lascia magari pensare a quanti legami proprio intensamente culturali Dante aveva col suo tempo e quanto rispetto aveva per tutto ciò che la cultura di allora lui in qualche modo incarnava. Mi chiedevo sempre quale fosse il legame della Chiesa in generale rispetto ai Vangeli apocrifi, perché avevo capito che ad esempio questa parte del Vangelo di Nicodemo, così detto, che è somma di questi due testi, no? In fondo non dice niente di non corretto dal punto di vista religioso, no? Sì. E in fondo appunto richiama il famoso credo, no? Discesa agli inferi e salì al cielo, no? Lo diciamo sì, sì, sì. Tutti i giorni. E il Vangelo non è che espande normalmente questa notizia, no? Sì. Invece tutto questo testo che in parte abbiamo letto approfondisce tutto questo percorso. Sì. Però voglio dire, questo Vangelo sembrerebbe qualcosa di coevo, cioè scritto poco dopo, coevo ai testi dei Vangeli classici, sì, canonici. Quindi che tipo di verità o di certezza possiamo dare a questo, in generale ai Vangeli apocrifi, diciamo, ma in particolare a questo? Allora, una domanda difficile. Innanzitutto, in realtà questo Vangelo è datato molto, almeno i manoscritti che abbiamo noi iniziano dal V secolo dopo Cristo, IV-V secolo. E in realtà il canone del Nuovo Testamento si è formato quasi contemporaneamente alla figura di Gesù,
fino all'80 d.C. si è formato un canone stabile, per cui non è mai stato accolto, anche perché è la Chiesa delle origini che un po' ha scelto quali erano i testi canone per un sapere collettivo condiviso. In più, come ho accennato prima, il motivo per cui anche la Chiesa non è che non li riconosce, non li ritiene validi, perché chi oggi viene ordinato sacerdote questi testi li conosce, li traduce e li studia. Però proprio per il motivo che mentre nei testi canonici certe cose rimangono come con una sorta di mistero, come un atto di fede, nei Vangeli apocrifi c'è molto questo tentativo, se vuoi più popolare, di andare oltre questo aspetto qui, per cui spiegano certe cose anche molto nei particolari, come avviene per la discesa agli inferi, per cui la Chiesa li riconosce nel senso che li ritiene comunque un patrimonio culturale suo proprio, però non sono mai entrati all'interno dell'anno liturgico per questo motivo, penso. Bene, io ringrazio tutti voi della cortesia, dell'attenzione, di essere anche presenti così numerosi, e l'invito, come vi dicevo, è al prossimo mese dantesco del 2018. Grazie ancora a tutti voi.